Buona mattina, 7:15. Ma che cos'è il recupero? Quella cosa bella che, insomma, a volte anche svegliandosi presto la mattina uno dice: peccato, avrei voluto dormire un po' di più. Allora, intanto il telefono da verticale, mettiamolo orizzontale perché tra poco arrivano le slide. Ma tutti questi video delle mattine fanno di riferimento a dei percorsi un pochino più avanzati. Oggi parliamo infatti di recupero, è proprio un argomento che viene trattato in Training Expert. Però, no, insomma, non spaventatevi, non è che dovete pagare niente. Anzi, se volete vedere oltre 300 video comprensivi di queste dirette, andate sul canale YouTube oppure comunque su Facebook. La mattina. Andiamo al punto della questione di oggi. Che cos'è il recupero? Quando noi andiamo a fare un allenamento, chiaramente il nostro metabolismo, il nostro fisico, anche la parte muscoloscheletrica ha uno stress, chiaramente, perché noi chiediamo al nostro fisico di dare il massimo. Ok. Allora, solitamente noi pensiamo che il recupero sia quello che facciamo magari tra serie o tra ripetizioni o tra gruppi di lavoro oppure tra un allenamento e l'altro. Però il recupero non è proprio questo, sono due cose diverse, ovvero noi possiamo fare l'allenamento più bello del mondo, andiamo via contenti, felici dalla palestra, però non è successo niente, perché il giorno dopo noi non avremo recuperato quello che veramente serve al nostro fisico. Allora, giriamo il telefono e guardiamo questa prima slide. Il recupero, infatti, quando è incompleto, influenza tutta una serie di caratteristiche molto importanti. Ad esempio, noi possiamo avere una maggiore percezione della fatica e quindi molte volte capita che facendo un allenamento ci troviamo più affaticati del precedente. Allora, magari pensiamo cose un po' astruse, tipo dobbiamo prendere integratori, dobbiamo prendere le proteine, dobbiamo prendere questo e quell'altro. No. Dobbiamo solo dormire un po' di più. Questo è uno dei segnali importanti. Altri sono, ad esempio, la perdita della memoria, ovviamente parziale, l'apprendimento, chiaramente le performance atletiche, così anche qualcosa che va verso l'area medica, sistema immunitario e stati infiammatori, cambiamenti del metabolismo del glucosio, sintesi delle proteine. Ovvero basta andare a compromettere anche leggermente il recupero, e stiamo parlando di recupero notturno, perché molte cose vengano completamente alterate. Una nuova slide anche su questo, che ci dice che il sonno va calcolato in quantità e in qualità, e sotto le 6 ore di qualità si entra in privazione del sonno. Ovviamente il sonno è calcolato anche su concetti un po' più ampi, nel senso che non è che se oggi dormo poco e male, domani ne avrò dei problemi. Sì, in teoria. Però noi, ad esempio, abbiamo fatto anche delle ricerche per atleti che sono andati poi a fare le Olimpiadi di Rio 2016, abbiamo visto che gli stati alterati del sonno iniziano a manifestarsi dopo il terzo o quarto giorno di privazione parziale. Quindi comunque, quando parliamo di quantità, significa dal momento che andiamo a letto al momento che ci svegliamo, però chiaramente ci sono anche delle micro interruzioni notturne e soprattutto il momento dove noi prendiamo sonno, e quindi bisogna togliere da questa quantità quello che non è sonno e diventa qualità. Se questa qualità diventa meno di 6 ore, attenzione, diventa privazione del sonno. Ultima slide molto importante che ci fa capire che il sonno non è tutto uguale, ed è proprio questa qui. Anche questo è un argomento ben trattato in Training Expert, uno dei corsi di formazione che, insomma, se volete potete approfondire anche nel 2018. Allora, come vedete, le fasi del sonno sono diverse. Solitamente noi quando diciamo hai dormito bene o male, noi ci ricordiamo sempre il sogno, ma il sogno è solamente quella fase REM, che è una piccola fase, come abbiamo visto in questa slide, come vedete, la penultima in basso. Poi ci sono dei momenti che sono oscillatori, infatti vedete queste linee ondulatorie, queste servono giusto a capire che noi abbiamo dei momenti di fase di sonno leggero e dei momenti di fase di sonno profondo. Questo perché ve lo sto dicendo, ma tanto per il dice, ah, così lo sa. Questa è una ricerca scientifica che infatti è stata pubblicata nel 2014 su Sports Medicine, scritta da Sean Halson dell'Australian Institute of Sport, che proprio riguarda lo stato di recupero degli atleti, sleep in elite athletes, e quindi cosa bisogna fare. Cosa si è visto? Che il momento dove l'atleta va a recuperare che cosa? Esattamente l'energia spesa durante l'attività fisica è quel momento del sonno profondo. Allora dice, perfetto, io ho dormito bene e quindi a posto. Non è detto, perché
Se proprio andiamo a vedere questa slide, vediamo che queste onde sono cicliche, più o meno sono di 90 minuti tra una e l'altra. Quindi il picco di sonno profondo, che poi dura poco, alcuni minuti, ritornerà fra 90 minuti. Quindi nell'arco della notte noi andremo nelle aree di sonno profondo 2, 3, massimo 4 volte. Che avviene? Se noi durante la notte, attenzione, questo è molto importante, ci alziamo, e dimmi la verità, ti sei mai alzato o alzata durante la notte? Forse sì, perché cosa? Per andare in bagno, per andare a bere, per andare a mangiare. Ok, queste tre cose sicuramente si sono posizionate all'interno di queste onde che abbiamo visto nella slide, e quindi molto probabilmente il tuo sonno è stato poi interrotto proprio mentre stava per andare nella fase profonda. Quindi molte volte, quante volte ti è capitato di svegliarti e dire ho dormito ma mi sento più stanco, più stanca di prima? E quando vai magari in ufficio, vai a fare attività, ti senti che non riesci a dare il massimo, ti senti quindi più stanco, più stanca del precedente. Questo è uno dei segnali che ti fa capire che il sonno è forse più importante dell'allenamento che hai fatto. Sul sonno ci sono tante caratteristiche, anche tante indicazioni da seguire, eccetera. Oggi devo farti passare questo messaggio che è molto importante, perché molte volte ci si allena pensando all'allenamento, non ci si allena pensando al recupero, e soprattutto quando poi non ce la facciamo più, cosa facciamo? Cerchiamo di integrare con qualcosa, ma non possiamo integrare il sonno, dobbiamo dormire, e anche le abitudini non sono male. Se vuoi approfondire questi aspetti, ti aspetto nei corsi avanzati per atleti o professionisti, che si chiamano Training Expert in questo caso, oppure quelli di potenza, oppure quelli di HIT, o quelli di nutrizione. Siamo online, altrimenti domani mattina alle 7:15. Se condividi questo video, ci facciamo una bella dormita insieme la prossima volta. Grazie, a domani mattina alle 7:15. Ciao.